tutti, mi viene un sacco da ridere, ma oggi ho deciso che il video dovrà essere molto diverso e piuttosto inutile, quindi facciamo la Bratz Challenge. Io l'ho vista l'altro giorno da Basic Gaia, che però faceva un make-up di una Bratz adattandolo al suo viso. Io invece voglio fare la versione un po' più extra, quindi non oso immaginare cosa succederà. Ho trovato una foto di una Bratz che penso sia stata proprio truccata apposta su questo profilo Instagram che si chiama Martin Cantos, ed è una Bratz dai colori totalmente falsati perché non si capisce nulla di quello che ha addosso, visto che c'è una saturazione alle stelle, però ricorda troppo Mean Girls, siccome è tipo il mio film preferito in assoluto, non posso non riprodurla. Quindi qua davanti a me ho un casino di cose, cominciamo subito. Comincerò sbagliando tutto, ne sono stracerta. Applico il primer di Benefit perché non voglio minimamente mettere la colla per sopracciglia, perché la cosa mi turba, e anche perché, cioè, mi piacciono, le mie sopracciglia sono belle folte, non vorrei perderle tutte. Siccome questo primer appiccica le sopracciglia alla pelle, tenterò di fare sta cosa. Anche perché le Bratz hanno pochissime sopracciglia. Ah, ma mi sono scordata di sistemare i capelli, aspettate un attimo. Dunque, questa Bratz ha la riga in mezzo e poi dalla foto riesco a vedere soltanto due mollettine, ma ne metterò due e due. Ho ritrovato delle mollette che usavo quando ero veramente piccola, proprio nel periodo in cui giocavo con le Bratz, quindi mi sembra perfetto. Anche se queste sono viola, vabbè. Ok, lei ha degli orecchini belli strong, io metto questi che sono un po' più bellini. Comincio applicando il Photo Finish Foundation Primer di Smashbox, perché le Bratz sono fatte di plastica, quindi hanno la pelle belle liscia. Tra l'altro sono troppo curiosa di sapere se voi giocavate con le Bratz, perché praticamente per me hanno segnato la fine dei giochi, nel senso che sono state le ultime bambole con cui ho giocato fino a 10 anni, perché poi io, iniziate le medie, ho deciso che ero grande e non dovevo più giocare con le bambole. A questo punto fondotinta ne metto 6 litri, uso il Can Stop Won't Stop di NYX. Tra l'altro mi ricordo che quando sono uscite le Bratz c'erano mia madre e mia nonna che si guardavano come dire: ma veramente sta roba dobbiamo comprare sta bambina? Erano terribili, con sta testa enorme. Però mi ricordo che mi sono fatta comprare addirittura il maschio, cosa per me assurda perché io delle Barbie non avevo mai avuto Ken, perché mi vergognavo a comprarlo. Ma che ne dite se gli orecchini me li metto alla fine, che mi stanno saltando le orecchie? A questo punto andrei di Demetra di Mulac sulle occhiaie, metto Ivory dei Close Up di Nabla. Ma sto orecchio che sta diventando viola, non glielo voglio mettere qualcosa. Faccio un bel baking sempre con la Close Up di Nabla. Ok, basta, è arrivato il momento di toglierlo. Sto per fare una cosa terribile, lo so. Riprendo Ivory. Tipo lei c'ha uno spazio gigantesco qua. Forse in videocamera si vede di presenza una cosa orribile. Certo, è bello mettere il correttore sopra 5 kg di cipria, grande gloria. Direi di mettere la Brighten Up Banana Powder di Essence. No raghi, secondo me non ho fatto niente. A questo punto facciamo le sopracciglia con la Wannabe Blonde di Mulac. Praticamente abbraccia una scia così come me. Ok, a questo punto metto il lip primer di Smashbox. Tra l'altro io ho scelto questa Bratz perché mi piaceva che ci fosse scritto Burn Book, no? Qui. Soltanto che questo è il mio lato peggiore. Devo ridisegnare la mia forma di occhio, ormai non ci provo, qua c'è la foto, vediamo. Per farlo, prima di passare con l'eyeliner, prendo la Magic Pencil di Nabla nel colore nude. Adesso proviamo a distruggere tutto. Prendo un eyeliner bianco di NYX, in realtà volevo utilizzare gli Aqua Color, ma preferisco l'eyeliner bianco. Il problema è che questo eyeliner si sta seccando tutto. Oh no, cominciamo con questa sfumatura, posto che l'eyeliner sarà così. Oh. Allora, prenderei un pennellino piccolino. Ovviamente non si capisce una mazza di che colori ha questa su. Penso che prenderò Verve dalla The Matte Collection di Nabla. Comunque utilizzerò un po' questi rosini che ci sono. Ah, prendo Bolero dalla Soul Blooming di Nabla. Adesso devo fare una cut crease, quindi riprendo Ivory, che praticamente sto finendo con questo video.
Rosita della Poison Garden su tutta la palpebra mobile. Adesso vedete proprio benissimo questa tragedia. Allora, ho appena fatto la cat crease sull'occhio, che è quello che andrà fotografato. Riprendo Rosita dalla Poison Garden. Devo fare al contrario. Oh mio Dio, no, fatemi fare una prova proprio della stupideira. Oh no. Oh mio Dio, come si fa? Ma se lo faccio nel mio occhio che preferisco, non è meglio? Vedi, tu appena scrivo male, cioè che lo scrivo al contrario, io... No, scusi. Non lo so, raghi, non, mi sono confusa, non so che devo fare. Forse devo fare prima la riga di eyeliner. Mi sto impregnando in una cosa più grande di me, lo sapevo io. Allora, diciamo che posso stare solo così. Questa riga di eyeliner è sbagliatissima. Siamo in questa situazione critica. Adesso direi di disegnare le lettere. Sta cominciando a prendere forma, eh? No, proprio. Come lo faccio l'azzurro? Allora, dalla Poison Garden prendo un colore assurdo. Scherzavo, prendo un acqua color. Allora, sfumo qua sotto un po' di bolero, l'ombretto che avevo usato prima nella piega. E a questo punto metto un po' di sbrilluccichini everywhere, perché lei è piena piena di sbrilluccichini. E prendo delle cosine che avevo a casa. Siccome non ho la colla per glitter, utilizzo questa collina per ciglia finte, che è la Duo col pennellino, che non mi piace assolutamente, quindi speriamo che mi piaccia per applicare glitter. Disegno le ciglia perché le ciglia finte non ci starebbero, secondo me. Allora, ovviamente posso stare solo così, perché altrimenti la situazione viene male. Adesso facciamo subito il contouring. Le braccia hanno un naso minuscolo. Come farò io a fare diventare il mio naso così piccolo? Su un po' di luce. A questo punto andiamoci giù pesante col contouring, anche se in realtà loro sono belle paciocchine. Secondo me sta abbraccia molto contouring qua. Ok, adesso ho trovato un utilizzo a questa cosa di Benefit che non mi piace, quindi mi faccio le lentiggini con questa cosa. Dunque, la nostra Bratz Mean Girl non sembra avere il blush, quindi metto direttamente l'illuminante. Questa è una palette di Wycon un po' vecchia, in cui ci sono degli illuminanti sul bianchino. E vado, ne ha un botto lei. Esatto, questa tipologia, intendo dire. Che ce l'ho molto concentrato tipo qui. Punta del naso. Wow, però sto illuminante è una merda. Labbra, io non so se sono pronta. Allora, perché le labbra di questa... Ho modificato un attimo la forma delle labbra, adesso metto MAC Beat dei soft... Penso che siano i Soft Touch di Nabla. E poi al centro delle labbra metto tipo gloss, un pigmento di NYX che si chiama Diamond. Orecchini. E niente, picciotti, questa pazzia finisce qua. Io non oso immaginare quanto tempo ci starò a struccarmi. Io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento scrivendomi se vi è piaciuto questo trucco, se sono stata un totale fail. Se il video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Io vi mando tantissimi baci e noi ci vediamo presto. XOXO, la retro.